Ciao a tutti ragazzi, sono Baunerz e questo è un video un po' speciale, infatti è il primo documentary, primo dico, su questo canale. Il primo tentativo è già fallito, quindi dico che speriamo che questo vada bene e sono in compagnia del mitico Epic HD. Bella. Tim. Bella raga. Eccolo, eccolo. E vabbè, vi dico un secondo che tipo di gameplay fa, insomma. Fa gameplay più o meno come i miei, e il stile è quello, secondo me ci dovrebbe essere nella community italiana più gente di questo tipo e meno, non lo so, io la penso come la pensava anche il mitico Clarence, quello di casa, sicuramente ve lo ricorderete perché sta nei cuori di tutti, e diceva, no, preferiva diciamo il gameplay al commento, però vabbè, questi sono tipi di di video differenti. Allora, questa è una parte del video con la partita e poi lasceremo parlare un po' Epic e poi anche un po' io, insomma, ci darà un piccolo dibattito dall'argomento di questo commento. E la partita è un 80 kill su Midtown, preso con l'MSMC con il mirino Reflex, perché era la prima cosa che avevo sbloccato, e con le ricompense uguale, attacco con il mirino e con l'elicottero stealth, insomma un bel gameplay. 80 kill non è che se ne vedono tantissime, comunque aspettatevi a qualche altro bel gameplay perché ce n'ho un bel po'. Poi tanto la seconda volta è molto bello, vabbè, ora parleremo, l'argomento è un po' di confronto tra Black Ops 2 e Q3. Scusatemi se sentirete un po' di sottofondo, un po' di sgranocchiamenti, non la sto mangiando, e però ora dai, vai a dici la tua. Allora, secondo me, sempre il confronto che nel mi sono più appunto, però devo dire la verità che Black Ops 2 mi sta piacendo abbastanza. Secondo me la Treyarch ha fatto un buonissimo lavoro. Si è sottoformate le armi perché non c'è un'arma superiore all'altra, tranne l'MSMC e secondo me il Type 25, se non sbaglio anche lo Scarak sono un po' le più forti. Poi tutte le altre armi sono abbastanza equilibrate. Le mappe anche sono abbastanza buone. Onestamente io in Black Ops 2 non gioco anche di più per obiettivi rispetto ad MQ3, perché per esempio su MQ3 se volevi andare per Moab era difficilmente andavo per obiettivo perché ti sgamavano subito i nemici se tu ti mettevi a conquistare tipo una bandiera. Invece qui le bandiere e altri obiettivi servono a tantissimo perché ti fanno alzare la score streak. Anche tu Baun giochi per obiettivi? Eh? Anche tu giochi per obiettivi su Black Ops 2? Non ho capito niente. Anche tu giochi per obiettivi su Black Ops 2? Per forza! Sì, infatti Black Ops 2 praticamente ha fatto il suo sistema che è anche un buon sistema, cioè devi per forza giocare per obiettivi, perché sennò diciamo che le cose più importanti non le farai mai, ecco. Sì, vabbè. Le ricompense più alte. Secondo me hanno fatto una buona cosa. Perché per pigliare un Blackboard ci viene confermata che 1200 punti il Blackboard, che si chiama Busalto Orbitale, no? Dovresti prendere, se non confermi le persone, a 24 kill, cioè devi fare una MOA per prendere una ricompensa che non ti fa nessuna kill. E quindi sarebbe un po' una perdita di tempo, perché magari dopo muori dopo che hai il Blackboard rimani come un coglione, quindi. Sì, però, cioè, aspetta un secondo che ora ho so come abbassare il volume del video, ecco la svolta. Perché sentivo, non sentivo bene la tua voce, sentivo solo gli spari del mio video. Ora ho imparato come abbassare il volume, vai. Quindi ora ti sento in maniera perfetta. Secondo me comunque su Black Ops 2, cioè hanno fatto secondo me il gioco, a quel tanto ho cambiato arma, c'ho uno SWAT con l'estrazione rapida e mirino reflex, perché vedevo che non era una buona tattica quella con l'MSMC, perché i nemici diciamo che stavano un po' troppo con la difensiva, allora mi sono messo questo SWAT. Comunque stavo dicendo che su Black Ops secondo me è un ottimo gioco, molto meglio, anzi forse uno dei migliori, a parere mio uno dei migliori Call of Duty, perché può avere tutte le cavolate che vi pare, poi vabbè un parere prima di tutto, poi però può avere tutte le cavolate che vi pare, però secondo me dal punto di vista del gameplay essenziale è uno dei migliori. Sì, non sì. C'ha varie stronzate come MW3, MW2 o cose varie, però ecco, ha un problema molto, diciamo, fondamentale, ovvero la connessione.
Dimmi, secondo te che ne pensi della connessione? La connessione, a mio avviso, andava discretamente. Su questo gioco, devo dire la verità, non riesco a fare né gruppo. Quando cerco una partita in gruppo tipo in guerra, mi lagga il matchmaking. Tipo, mi riformulo le squadre per svariate volte, una cosa incredibile. Una volta sono stato tipo mezz'ora in una sala d'attesa, e quindi è un po' noioso stare a cercare così tanto le Esatto, partite. cioè è un casino, non puoi, in questo gioco non puoi giocare in gruppo, ora ti spiego perché. Perché il matchmaking è basato, oltre che sul radio, è basato sulla connessione, ecco. Quindi se voi giocate in gruppo sicuramente con persone che abitano o in regioni differenti o hanno connessioni differenti, per esempio non tutti, che ne so, se uno ha 7 mega, un altro ha 20 mega, ecco, non possono giocare insieme. Perché? Perché quello che ha 7 mega dovrà stare in una lobby e quello che ha 20 mega in un'altra. E allora il matchmaking che fa? Inizia, non so se ti è capitato anche a te, inizia a fare tutti, tipo il forma i gruppi all'infinito Sì, finché non caccia via quelli con la connessione peggiore. impazzisce, tipo. Esatto, diventa una cosa assurda e per questo secondo me dovrebbero un po' migliorare questa cosa e il gioco diventerebbe molto migliore. Inoltre, un'altra cosa che non, sinceramente non apprezzo sono certe nabate che, insomma, non ce ne sono tante quante in MW3, però tipo a me non mi piace affatto la ricompensa come si chiama, il drone d'attacco. Io la odio. A me il drone d'attacco mi ammazza. Perché non puoi, cioè uno qualsiasi che prende, quanto ci sono, quanti punti si prende per il fila? Se non sbaglio 350, oh, no, 450, sì. 450 vuol dire, diciamo, fai conto 3 kill di uccisione 3, confermati. sì, 3 uccisioni e qualcosa della conferma, che ne so. Ecco, se giocate su uccisione confermata, 3 uccisioni e 3 Sì, conferme. perfetto. E, cioè, praticamente questo, uno qualsiasi tira sto drone d'attacco a caso e vi può ammazzare magari a voi che state tanto di fila, secondo me non è giusto, cioè. Un conto è pure l'RFB, cioè, vabbè, però a parte queste un po' annabbate che secondo me dovrebbero o depotenziare o togliere, è un buon gioco, anche le armi per me sono equilibrate benissimo. Sai che ne Sì, pensi delle le armi sono davvero molto equilibrate, tranne qualcuna, tipo lo Scarlatto, come ho detto prima, che sono davvero molto forti. Le altre armi le vedo molto, molto equilibrate, anche se a volte le mitragliette sono più forti dei fucili d'assalto, e questa non è una cosa molto realistica, però armi? anche i cerchini sono fatti davvero molto bene, perché i quickscope li riesco a fare. A me i Sono cerchini non lo so, a me quando mi ammazzano one shotano sempre. sì. È una cosa assurda. L'unica cosa per me è stato quelli a pompa. Cioè sto difetto da MW in poi quelli a pompa andate sempre peggiorando. Cioè Remington che è forte, poi gli altri non mi pare che stiano tutto il KSG è un po' forte. E poi Poi c'è quello. quello che spara 4 colpi che boh, No, a me non convince. fa cagare quello. Ma E poi. poi l'ultimo. Sì. Con i fucili a pompa poi. Quando vai di no scope. Perché io di me andavo sempre di no scope con i fucili a pompa, no? Senza sparare, senza mirare. Non riesco ad andare qua di no scope perché i colpi vanno storti, tipo. Oh, ho provato tipo, volevo fare tipo una bella parte con il fucile a pompa. Le ho mirate tutte, è una cosa strana. Perché in tutti i Sì, contro. ci devi mettere il mirino laser, cioè con il laser là che ti fa. Ma dai tutti i colpi. Madonna, mi devo mangiare su, mi devo mettere un po' di frutta, da qua. Prendi la carta per il cazzo. Comunque Vabbè. stavo dicendo gli sniper, secondo me sono davvero molto buoni. Perché in Black Ops non venivano valorizzati gli sniper in Black Ops 1, perché non ho visto neanche nessun mounting su Black Ops 1, in Italia almeno. Sì, ce n'erano pochi, vabbè, su Black Ops 1 era uno scandalo, dai. I quick partivano da sinistra e finivano a destra, tipo. Invece qua i quick sono davvero buoni. Poi c'è il ballista che è bolt action, tipo l'MSR, che. Vabbè, l'hanno un po' copiato dall'MSR, però. In fin dei conti è un buono sniper, sì. Allora, a me in balista io sono credo l'unico che non. A me non mi è mai one shotato A me tipo va a scatti, a volte one shotta, fa un po' come gli pare, a volte one shotta anche sui piedi, a volte fa chest marker vicino al collo. in balista. Io l'ho provato l'altro ieri. Oh, non mi ha fatto un attentamento. È una cosa assurda. Sì, a volte le fa ste cose col cecchino, ma anche secondo me un fatto di connessione a volte. Sicuramente, sì.
E poi l'hanno detto che ci devi mettere gli FMJ. Ma comunque ho sentito che gli FMJ tipo non è che aumentavano il danno del proiettile, ti facevano meglio trapassare i muri, tipo. Ah, così? È tipo diverso dallo scopo di MV2. Ascoltato. Sì, infatti all'inizio li usavo, principalmente sui sniper, invece ora non li stavo usando più, usavo tipo, non so, caricature mentali, queste cose qua. Anche poi le vitagliette, secondo me, sono, non dico che sono troppo equilibrate, però se scontri da vicino, diciamo che non hai scampo se scontri uno con la mitraglietta, sei fottuto. Sì, perché hanno tutte quante un raggio di fuoco davvero enorme, cioè sparano 1.000 colpi al minuto. Ah, poi, tipo, la quella che fa i colpi, quella tipo che c'è nella FMC9. Sì, la È K. forte pure quella, però. Sì, Tutte volte quella però è un po' strana, tipo da vicino mi accetta sempre come una rabbia. dopo. Invece da lontano ci perdi due caricatori, tipo. Meno male, perché se no non va un casino. Io quella l'ho trovata in Nuketown, ho fatto tipo, se, ho fatto 70 kill davvero molto velocemente, perché boh, e Nuketown che è una mappa molto piccola, se ne rispawn con quella è davvero molto, molto facile. Ah, a me anche questa cosa mi piace il Black Ops 2, per tutte le armi più o meno, diciamo almeno nel razzo sono equilibrate, ecco, a me il video è quasi giunto a termine, ragazzi, manca 30 secondi, spero che il gameplay vi sia piaciuto, spero che il commento soprattutto vi sia piaciuto, vi ricordo ragazzi di andare a guardare il canale di Epic. Poi naturalmente spero sicuramente vi piacerà perché è un buon canale e lo lascio nella descrizione naturalmente e Grazie. niente, vai saluta, Bella tu, Draga, grazie, buon. niente, ragazzi quelli come lui se lo meritano comunque perché si impegnano e tutto e vabbè ragazzi tra poco farò un contest, vedrete anche un 100 più a poco. E forse spero di farne altri anche perché ne ho fatti solo tre. Vabbè ragazzi, bella e ciao a tutti, bella.